Ciao e benvenuti nuovamente in un mio video e nel mio canale. Oggi facciamo un video chiacchiericcio, il video del mese di vlog in sartoria che mi piace tantissimo e piace tantissimo anche a voi perché vi tengo compagnia, vi faccio un po' di compagnia, scherziamo un po', vediamo un po', insomma oggi poi parleremo anche dei commenti un pochettino al veleno che ho ricevuto ultimamente, quindi ce ne vedremo delle belle, quindi se volete iniziamo subito. I video che ho fatto a settembre, un tutorial su un vestito romantico che ho fatto seguendo un tutorial di Carta Modelli Magazine, potete andarla a guardare, vi metto la scheda e giù comunque nel box informazioni troverete tutti i link a tutti i video di cui vi sto parlando. Un vestito che ho fatto appunto seguendo un cartamodello di Carta Modelli Magazine, cui mi sono trovata benissimo, le taglie sono italiane, ho trovato anche abbastanza facilità nel riportare sulla carta il corpo da modello. Nel video vi spiego anche come in generale si trasferiscono i cartamodelli sulla carta copiativa, quindi se volete andare a guardarvi come faccio per trasferire i cartamodelli andate a guardare il video dell'abito romantico. Ho iniziato a parlarvi dei fisici, avevo già precedentemente anni fa iniziato il discorso sui fisici e varie tipologie di fisico, infatti trovate un video mio vecchio, vi lascio sempre giù tutti i link per andarli a vedere, un video vecchio dove vi faccio un test per scoprire e capire qual è la vostra forma del vostro corpo. Poi ho iniziato a trattare tutte le tipologie di fisico, partendo dal fisico a clessidra, il fisico a rettangolo e il fisico a pera, quindi ne abbiamo visti tre. Comunque finiremo comunque ad ottobre questa serie su come vi consiglio, diciamo, di vestirvi a seconda la tipologia del vostro fisico. Chiaramente, come vi dico sempre, non esistono donne brutte ma donne pigre, non sono dei video dispregiativi nei confronti del fisico della donna, ma anzi ognuno di noi ha il proprio fisico, non necessariamente deve dimagrire, mettersi a dieta ferrea, ma ogni fisico ha la sua peculiarità e bellezza, cioè quella che voglio mettere in evidenza è il sapersi vestire al meglio, quindi valorizzare al massimo il nostro fisico. Vi ho fatto anche un video che mi avevate richiesto sui manichini sartoriali, possiamo trovare in commercio di varie tipologie, di vari prezzi, quali sono le differenze tra un manichino rispetto ad un altro. Io ne ho due tipi, uno che è fisso economico, che però è a taglia, diciamo, quindi ha una taglia specifica, mentre poi ho quello ha la possibilità di modificarsi, quindi è più adatto per chi lavora in sartoria, per chi lavora anche per le clienti che non ha la possibilità di avere sempre la cliente a portata di mano, perché è un manichino particolare che si allarga, puoi modificare comunque la taglia e via dicendo. E comunque ve ne ho parlato specificatamente in quel video, quindi se volete e non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere, perché penso che sia abbastanza utile, soprattutto se siete interessati a comprarvi un manichino. Un altro video che vi ho fatto questo mese sono come prendere le misure dei pantaloni ed è molto utile. Questi video secondo me sono molto utili, ve ne farò altri, come prendere le misure della gonna, come prendere le misure per una maglietta e via dicendo. Vi avevo precedentemente fatto un video dove vi ho fatto vedere come prendere le misure, sono rimasta sul generale, diciamo, non sullo specifico, infatti mancavano comunque delle misure che poi mi sono resa conto dopo aver editato il video e messo online che mi sono dimenticata di aggiungere. Niente di grave, vedremo come prendere le misure per ciascun tipo di vestiario che vogliamo confezionare. Se vi interessa questo video comunque lasciatemi sempre dei commentini, fatemi sentire un pochettino, perché vedete i miei video ma molti di voi non mi commentano, fatemi richieste di video, chiedetemi cose, fatemi domande, parlate, esprimetevi, ditemi che cosa vi serve. Io sono qua per voi, sono qua con le mie conoscenze, anche le mie lacune, per carità, io non sono la sarta più brava dell'universo, tante lacune, non vengo qui a lodarmi, essere la più brava in assoluta, assolutamente no, quel piccolo che posso fare per aiutarvi lo faccio veramente tanto tanto volentieri, quindi fatemi delle domande, insomma, di video, che cosa sareste interessati a vedere. Poi come tutti i mesi ho fatto i video sulla mia boutique, su Burda, su Carta Modelli Magazine, ma questo mese è uscito anche, però mi sa che non era proprio settembre, mi sa un po' ottobre, però ve lo dico
edicolo stesso, comunque anche per quando uscirà questo video le potete comprare il vostro edicolante, e sono Giovane e Easy, che vi consiglio assolutamente. Vi ho fatto un video anche su questo, quindi se volete andare a vedere quali sono i modelli e scegliere se comprarlo o meno il giornale, io lo compro sempre Burda Giovane Easy, perché mi piace molto per il fatto che è super spiegato, ha le spiegazioni all'interno ed è proprio un giornale quasi gioiello da conservare. In più è uscito anche Burda Plus, che io non ho comprato, però vi ho fatto vedere tramite delle foto, perché anche Burda non lo compro tutti i mesi, però voglio farvi vedere in anteprima assoluta, assoluta veramente, perché io ve lo faccio vedere come minimo 2 settimane prima che esca il giornale, in modo tale che poi possiate vedere i modelli più o meno, anche se non ci sono grandi spiegazioni, è solamente una serie di immagini, diciamo, susseguenti l'una alle altre. Quindi in questo modo potete poi decidere voi, quando uscirà il giornale, se comprarlo o meno. Inoltre volevo ringraziare nuovamente Carta Modelli Magazine, perché oltre ad avermi mandato veramente tantissimi numeri, che piano piano vi recensirò tutti, li potrete ordinare online, anche quelli arretrati potrete comprarli online allo stesso identico prezzo della copertina, perché vi arriveranno direttamente al vostro edicolante, quindi potrete direttamente andarli a ritirare. Questo scrivendo a Carta Modelli Magazine, lo trovate su Facebook, oppure sempre su Facebook contattando Stefania Lui De Bernardi, che vi darà tutte le indicazioni. E quindi continua la collaborazione con Carta Modelli Magazine, che mi ha inviato questo, che è il numero di novembre, e l'ho sfogliato insieme a voi, quindi potete tranquillamente vedere il video che ho già fatto nel mio canale. Quindi se siete interessati a comprare questo giornale, mi raccomando, affrettatevi e andate a comprarlo. Andiamo a parlare dei commenti. Alcuni sono datati, però sono troppo bellini, ve li volevo far vedere, perché questa Bruce la rossa, cambiamo la foto, però mi sono spaventata. È una foto mia dove io sorrido, messa così, cioè cambia la foto, mi sono spaventata. Io vorrei chiedere a questa Bruce la rossa, cioè cosa ti ha spaventato della mia faccia sorridente. Io certi commenti non riesco a capirli, cioè non riesco a concepire veramente neanche il significato. Alcuni sono veramente fuori luogo, vabbè, mancano di rispetto, ma non solo a me, anche le mie colleghe youtuber, una cosa impressionante. Poi sarà il cambio anche di stagione, la gente sta fuori di testa un po', però io non capisco proprio cioè cambia la foto, mi sono spaventata, cioè comunque trovi un'altra persona, si deprima, voglio dire, io ovviamente non mi deprimo, perché nella foto mi piaccio, voglio dire, non sono ipocrita a dire no, guarda, sono un cesso, no, quindi vabbè, lasciamo perdere. Complimenti per l'esperienza, e avrei tanto piacere ad avere una selezione seria da parte tua dei tessuti, spiegazioni e segreti, grazie mille. Ma soprattutto quale ago, quale piedino, quale tensione per ciascun tessuto. Io ve l'ho fatto così video, cioè i video sui tessuti, io vi ho spiegato l'ago da utilizzare e il filato. A me mancano 2 che conto di fare a breve, e sono la seta e la lana. Tutti gli altri ve li ho fatti, quelli naturali, li trovate in una playlist, giù vi metto il link. Io ho parlato del cotone e del lino, quindi, che sono i tessuti naturali. Poi ci sono i tessuti sintetici, che non so se ne vorrò parlare. Io preferisco per la confezione i tessuti naturali, però se volete anche dei video dove vi parlo anche di questo tipo di tessuti, scrivetemelo nei commenti. A proposito di zip, potresti fare un video dedicato a come cucirle, l'ho fatto, e in generale sarebbe carino se potessi fare dei video dove insegni le tecniche base. A me mancano proprio, grazie, brava come sempre. Tecniche base, io ho fatto, diciamo, un elenco su tutte le tecniche base. Ho fatto la zip invisibile per come attaccare una zip normale, anche se non mi sono piaciuta da sola, non mi sono autopiaciuta praticamente, come ve l'ho spiegato. E voglio farvi un altro video dove vi faccio vedere più nel dettaglio, facendovi vedere bene la ripresa anche in macchina da cucire, perché mi sembra che la volta avessi avuto delle difficoltà, per farvi vedere proprio bene come si attacca una cerniera a lampo normale, quindi non invisibile, per esempio per una pochette, oppure su un paio di pantaloni, su una gonna, oppure su una maglietta. Un commento critica che ho ricevuto un po' di tempo fa, fanno ridere questi commenti, e spero che poter essere utile anche a tutte voi che magari mi seguite, youtuber chiaramente o blogger, che ricevete questi commenti. Dal punto di vista psicologico sono commenti negativi camuffati in positivi. Ciao, grazie per aver deciso di sfogliare e commentare insieme a noi questa rivista. Questa prima parte è una parte positiva, cioè mi si lecca un po', ecco. Mi permetto però di farti notare che
Ecco, quindi prima la slinguazzata e poi la pugnalata. Ecco, sì, sei bravissima, va benissimo, però. Ecco, quando iniziano con però, ma mi permetto di, che in 15 minuti di filmato è stato interrotto almeno 5 volte per dare spazio alla pubblicità. Trovo sia esagerato e personalmente non lo rivedrei né vedrei altri video proprio per questo motivo. Un saluto. Volevo dire già da un po' di tempo, su YouTube noi abbiamo la possibilità di avere la pubblicità. Non la decidiamo noi la pubblicità da mettere, a meno che non facciamo un video di più di 10 minuti. In quel caso YouTube ci dà la possibilità di mettere all'interno del video delle pubblicità che possono essere 10, che possono essere 5, che possono essere 3, ma se io metto anche 10 pubblicità, cioè si mettono proprio all'interno dell'editing di YouTube, non è detto che quelle 10 pubblicità escano, non è detto che tu utente che vieni a vedere il mio video ti escano tutte le pubblicità. Può essere sfortunata, te ne escono 5, fortunata io, sfortunata tu chiaramente, perché noi che facciamo video su YouTube non li facciamo per pace e gloria, perché siamo ancora in Italia talmente retrogradi, e qua mi dispiace dirvelo, però siamo veramente retrogradi rispetto a tutto il mondo, che ancora si dice: ma che lavoro fai la YouTuber? E si mettono a ridere. Allora, ci sono degli YouTuber che guadagnano più di voi che andate a lavorare alle 7 tutte le mattine, ok? Quindi, fatta questa premessa, comunque sia, nel momento in cui una sul web ti pagano per fare un video, perché siamo pagati tramite la pubblicità, c'è cioè un lavoro dietro il tutorial di cucito enorme. Io non sto davanti alla telecamera come sto oggi, che comunque mi sto divertendo, sto parlando con voi, è un video chiacchiericcio. I tutorial sono un lavoro, sono un lavoro. Allora, se voi andate a lavorare, cioè voi fate una mansione e venite pagati per quella mansione fatta, cioè non la fate gratis. Si deve anche campare a questo mondo. Quindi, se non si trova come me, come tante altre persone, hanno difficoltà a trovare lavoro fuori, non ci trovo niente di male che una persona che mi vede un mio video gli capiti 5 pubblicità, che sono tra l'altro bypassabili. Per cui, chi fa un lavoro come il nostro, che fa tutorial, che insegna qualcosa, è giusto anche che noi ci mettiamo anche delle pubblicità. Anzi, più pubblicità trovate e più mi aiutate. Anzi, dovreste anzi essere contente quando vedete le pubblicità, che potete comunque bypassare, perché c'è un tastino, vai avanti, salta le pubblicità. Quindi, saltando le pubblicità, voi non mi fate neanche guadagnare più di tanto, che se ve le guardate tutti, ma tutte, ma io non mi permetterei mai di chiedere una cosa del genere. Io sono sempre aperta alle vostre richieste di video. Infatti vi chiedo sempre che cosa volete che vi faccia vedere. Volete più video semplici di sartoria, magari semplice, come attaccare questo, come fare quell'altro, più che un abito completo, che è più difficile da, diciamo, anche da seguire, oppure cucito creativo, quindi più cose più semplici, più alla mano, per chi magari sì, sa usare la macchina da cucire, ma non è così tanto brava da fare un tipo di cucito sartoriale. Finiamo questo bel discorso con il fatto, non ve ne ho parlato ancora in un video, ve ne parlo adesso alla fine di questo video, quindi solo chi finirà di vedere il video lo saprà questo. Io ho aperto già da un po' di tempo una lista Amazon. Siccome siete in tanti che mi ringraziate per i video che faccio, per il tempo che vi dedico, eccetera, se volete farmi un regalino o avete piacere, insomma, di farmi un piccolo pensiero, ho aperto una lista Amazon che trovate giù nel box informazioni, in tutti i miei video comunque lo trovate, e mi fareste veramente felice. E ovviamente vi nominerei nel video di vlog del mese e vi ringrazierei pubblicamente. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui a vedere questo video e vi mando un bacione grande grande, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel like, condividete i miei video e cliccate sulla campanella. Ciao, buon cucito e asibidi. Ciao!